e Potenza, la città scelta per rendere omaggio alla Costituzione nell'ambito delle celebrazioni del 1° maggio. Dall'Abruzzo e dal Molise, delegazioni sindacali per partecipare all'appuntamento sotto la pioggia. CGIL e CISL e UIL celebrano la festa del lavoro nella città simbolo delle difficoltà del meridione e dalla quale ripartire con una nuova stagione di rilancio e di crescita. Per Giovanni Notaro, segretario generale della CISL Abruzzo e Molise: siamo qui in una città del sud a ricordare i 75 anni dalla Costituzione e soprattutto il divario che si è creato. Quindi siamo ancora distanti nel creare quell'Italia unita che viaggia alla stessa velocità. È una velocità necessaria per permettere alle popolazioni, ai nostri giovani, di continuare a rimanere. Quindi è importante creare nuove fonti di attrattività, creare lavoro, perché il lavoro è quello che dà dignità e quello che serve per far risollevare l'economia del sud, e se riparte il sud riparte tutta l'Italia. E sempre da Potenza, per la UIL, parla Michele Lombardo, segretario generale Abruzzo. Ieri c'è stato l'incontro con il governo, purtroppo il tavolo non è andato bene. Noi pensiamo che soprattutto a livello della lotta alla precarietà bisogna ritornare a contratti stabili che consentono alle persone di poter avere certezze del futuro. E noi come sindacato abruzzese vogliamo da Potenza ricordare anche alla nostra giunta regionale che il tema del lavoro deve tornare ad essere centrale anche in Abruzzo.